Salve a tutti ragazzi, qui è sempre Seven Up perché vi parla e benvenuti al secondo episodio della Tutorials Week. Oggi vi farò vedere uno dei due metodi per aumentare gli EV del nostro Pokémon. Se non sapete cosa sono gli EV, vi lascio un link in descrizione che porta alla pagina di un forum che spiega nel dettaglio cosa sono, a cosa servono. Il primo metodo consiste nell'utilizzare il super allenamento, cosa che è stata intelligentemente aggiunta nei giochi dalla Nintendo, che nei capitoli precedenti della saga di Pokémon era un processo veramente, veramente lungo aumentare gli EV, mentre col super allenamento viene diminuito drasticamente. In giro, camminando, i nostri Pokémon, andando a colpire questo sacco, possono trovare degli altri sacchi che possono essere ad esempio sacco difesa speciale, large, medio o small, sacco raddoppio, che aumentano gli EV del Pokémon automaticamente. Infatti qua di lato questa barra gialla che aumenta sono il numero totali di EV, mentre in questa tabella vediamo come sono distribuiti gli EV nelle sei statistiche principali del Pokémon. Oltre ai sacchi si può fare il super allenamento. Il super allenamento consiste nel vincere dei minigiochi che sono di primo, secondo e terzo livello, come vediamo sempre per tutte e sei le statistiche, e a seconda del livello che noi andiamo a vincere e a seconda del tipo di allenamento che andiamo a fare, andremo ad aumentare gli EV di 4, 8 o 12 a seconda della statistica che stiamo allenando. Adesso vi faccio vedere l'esempio di un minigioco, che comunque sono molto semplici, una volta che ci si prende la mano sono molto semplici da battere, anche se il processo è abbastanza lungo, però ad esempio il Iliolisk possiamo fare la parte di attacco speciale. Proviamo e adesso faccio il livello 1 che così ci mettiamo meno tempo. Allora, i minigiochi sostanzialmente consistono nel colpire le reti che appaiono nel Pokémon pallone senza farsi colpire dai suoi. Ci si muove con la levetta e schiacciando nella parte inferiore si vanno a lanciare i palloni. Adesso ovviamente sono stato colpito perché guardando attraverso la fotocamera non è facile. Tenendo premuto si fanno dei colpi più forti, come in questo caso. Adesso lo scopo è raggiungere i punti che sono in basso a destra, mentre ogni volta che si viene colpiti diminuiscono. Adesso qua siamo 180 su 300. Se colpite ripetutamente i colpi avranno meno efficacia, mentre se tenete premuto, come abbiamo detto, farete un colpo maggiore. Il cerchio in basso più è pieno, più infliggerà danni. In questo momento abbiamo completato lo stage e infatti vedete più 4 EV in attacco speciale. Il livello medio ne dà 8 e il livello 3 invece me ne dà 12. Questo è il primo metodo per ottenere gli EV. Domani, con il terzo appuntamento con la Tutorials Week, vedremo un metodo che è più veloce, ma ha delle condizioni particolari da avere per poterlo effettuare. Quindi io vi do appuntamento domani. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, potete lasciare un mi piace, commentare per qualunque chiarimento o qualunque dubbio. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani. Ciao a tutti!